E buon pomeriggio a tutti amici e amiche amanti di Sport Isoli. Oggi questa seconda giornata di campionato ci regala il match tra Vis Palermo e Ciccio Galeotto, un campionato valevole per gli allievi regionali Under 17 girone B. Poi a rimorchio abbiamo gli altri, nel frattempo il tocco, la palla riesce a passare, poi si gira con la 9, ci ha provato Francesco De Luca, non trova la porta, ma si fa vedere anche la Vis Palermo, il suo primo tiro infatti arrivato al minuto 4 di gioco, risponde al tiro a rimorchio, con la maglia numero 4 lo marca addirittura a uomo, possiamo dire, Andrea Livigni. Uno scontro che vedremo, credo, quasi per tutta la partita. Massimino prova il lancio in avanti, poi con la testa Macaluso la tocca ed è vantaggio per il Galeotto che fa 1-0. Qui l'errore da parte di Macaluso, che forse non sente il russo chiamare la palla. Poi Visconti per De Luca che inizia a prendere la palla, De Luca dentro la linea, cade a terra ed è calcio di rigore. De Luca qui si è conquistato questo penalty. Ma Visconti, guarda il portiere, Visconti col sinistro, la parata del portiere, poi la respinta e non sbaglia, forse il gol più facile della sua carriera, tap-in dopo il calcio di rigore, 1-1, risultato che ritorna in parità e adesso la partita si fa ancora più bella. La tocca Zappavigna, poi Leonardi, rilancio offensivo, dall'altra parte c'è Visconti contro Bondi, lo salta, Visconti col destro, non trova la porta, poi si tocca la zona lombare, Spacino. Sarà quindi il calcio di punizione, al momento niente rincorsa, ma la prende adesso. Diversi passi indietro, Massimino, e poi il tocco da parte del portiere che va giù benissimo con i tempi giusti. La distanza chiaramente non è facile, vediamo. Avanti, la palla rimbalza, Sparacino, non perfetto, palla rimane ancora lì. Poi il tocco da parte di Macaluso che fa il gol del 2-1 e possiamo dire che si rifà totalmente dopo l'autogol e trovando il gol del 2-1. Ma qui intelligentissima la punizione battuta da parte di Livigni. Rilancio in avanti Visconti contro Bondi, uno scontro che abbiamo visto quasi per tutta la partita. Vuole il sinistro, cerca il cross in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore per Leonardi, esce Sparacino, palla ancora al centro, è perfetto l'inserimento da parte di Riccardo Arena che si inserisce con i tempi giusti, ma palla ancora perfetta da parte di Visconti, su quella fascia sta facendo ciò che vuole. Rilancio ottimo per il colpo di testa da parte di Alessi che non trova la porta, ma ancora una volta le azioni più pericolose da Ciccio Galeotto partono sempre dai piedi del numero 8, sempre dai piedi di Massimino. Massimino, battuta morbida al centro e attraversa tutta l'area di rigore, quasi stava insaccando dietro le spalle del portiere, ma si salva il russo, si salva soprattutto la Vis Palermo. Ribellino lascia il padrone lì, lo Iacono, classica rimessa lunga, Agnello con la testa, poi perdi Chizzi, sbaglia l'aggancio, ancora i pannelli lì, poi perdi Chizzi col sinistro e parata impressionante di Russo. Mancino perfetto di Perdichizzi che sfiora il suo secondo gol in campionato dopo quello della scorsa stagione, ma stava per fare un gol impressionante. E poi Bondi, palla alta, viene messo in difficoltà da Arena con la testa, lo anticipa, poi favorisce anche il movimento di Giaccone che è più veloce, poi partire verso la porta Giaccone, ancora Giaccone contro il portiere, la scivolata perfetta di Sparacino che dimentica forse il problema della zona lombare, fa un intervento perfetto, scivolata. Arena ancora lo sprint per partire, il giocatore autore del gol del 3-1 che viene tenuto per la maglia, ma si continua, poi il destro improvviso da parte di Marsala che ha cercato la porta con la maglia numero 14, ma il lancio offensivo di Massimino in avanti, poi la testa di Agnello, poi la tentata rovesciata da parte di Galeotto che però non va a buon fine, si ritorna ancora in difesa per Galeotto e lotta con Giaccone che è entrato benissimo in partita, Giaccone attacca la porta dopo aver rubato la palla al difensore, Giaccone la guarda, Giaccone calcia, Giaccone 4-1 per la Vis Palermo, adesso veramente può dire di aver chiuso la partita. Massimino prova la conclusione con il destro, Massimino, e questa volta è più fortunato, ma chiaramente tantissima bravura da parte del numero 8. Adesso trova anche il gol del 4-2 che però non basta per portare punti a casa per Ciccio Galeotto, perché vince la Vis Palermo, vince 4-2, 3 punti in campionato i primi e adesso sale a quota 4 punti in classifica.